Allora, continuiamo con questo omaggio a Robin Foster, portate le tappe. Allora, continuiamo con questo argomento che, come vedete, non è tanto doloroso, aiuta a capire. Il dolore è una grande forza che l'uomo ancora non conosce. E il nostro atteggiamento è comunque sempre un atteggiamento di difesa, come di ribellione. Nessuno pensa di meritarsi il dolore che ha. E questo fa sì che il dolore sia doppio, perché ci sentiamo perseguitati ingiustamente. Invece, se noi lo accettiamo, perché la prima cosa che dobbiamo fare è accettarlo, poi comprenderlo, perché se non si accetta, non si comprende. Non bisogna comprenderlo, come non è giusto neppure cercare di comprendere il dolore degli altri. Lo dobbiamo solo avere rispetto, perché ognuno che vive un dolore sa di sé. Come puoi tu dire comprendere? Perché comprendere significa dirlo tale e quale come vive lui, e questo non è possibile. Certo, il dolore fisico lo possiamo in qualche modo sistemare. Un mal di testa si prende un abito. Un dolore interiore, come si chiama? Sapete quanti mal di testa sono migliori dei dolori che proviamo qui? E i dolori sono infiniti. Tutto nella vita può creare dolore. Non sentirsi considerati. Quando pensi che di non valere niente perché gli altri non ti hanno mai dato la possibilità di valere qualcosa. Però vedete, questo è un dolore. Un dolore che nasce dalle aspettative. L'ho detto ieri a Bari. Noi dobbiamo essere felici a prescindere. Siete felici, non vi rispondete. Siete felici, voi lo sapete. Da cosa dipende la vostra felicità? Da qualcosa che viene da fuori o da qualcosa che avete dentro? Perché se la felicità è legata a ciò che siete, non può mai togliere a nessuno. Nessuno. Io sono felice e basta. Non c'è un motivo. Perché quando tu dici sono felice perché c'è una felicità motivata. Capite? Quindi come dice Yogananda, un cuore deve essere abitato dalla gioia, sempre. Perché la gioia crea pace, serenità, armonia, e la gratitudine porta verso questa gioia. L'ho detto prima, perché quando voi ringraziate non state altro che riconoscere il bene che avete ricevuto. E come non potete gioire ricordando il bene che avete ricevuto?
un ragionamento spontaneo. Io a volte la sera esco per andare a portare la spazzatura, differenziata, che è un insegnamento. Cerco di non usare, a parte in questi casi, che è obbligatorio, il nostro contributo alla terra che dobbiamo dare. Padre Alex Zanotelli dice: il primo voto che date è nel carrello della spesa. È importante questo, perché quando tu metti le cose nel carrello, tu alimenti certe multinazionali che della terra non se ne fischiano. Io leggo, ma qui non mi fate, qui dentro c'è Timo, Propoli, uso questo qui, ma c'è Timo e Propoli, che fa bella cosa. Io leggo, quando compro una cosa, dico, questa mi fa bene qui e qui, ma da dove viene? Questa mia gioia vale questa distruzione che crea questa gente? Vedete, all'inizio è difficile perché noi siamo portati a seguire la pubblicità. Oh, hai visto quel prodotto? È uscito un nuovo Kindle. Questi sfacciati della Ferrero che continuano a pubblicizzare la cioccolata, la Nutella, dicendo che usano l'olio di palma, che fa bene, quando non è vero. Quindi una persona intelligente deve smettere, si deve sacrificare al punto che la Nutella non la prende più. Ecco, un'azione a favore della vita. Faccio un esempio. Cioè io non condanno nessuno se vengo a casa vostra e vedo la Nutella, per amor di Dio. Però un esempio. Ciao, è un esempio. Quindi è molto importante il nostro comportamento. I dolori che abbiamo nel fisico possono essere di varia natura e si possono anche risolvere, ma ci sono dolori che devono fare il loro corso e quindi vanno accettati. Pensieri sul nutrimento dell'aria.
Wojtek, c'ho poca voce. L'umanità non ha ancora... Come? Una tua qualità è quella di parlare fuori delle persone. Se sussurri, come hai detto, ci fai emozionare ancora più. Sempre pronto a consolarsi. L'umanità non ha ancora capito che il dolore ha una funzione fondamentale di equilibrio. E spesso il dolore ha una storia molto antica, specialmente quando è legato al karma. Ci sono dolori che si ripetono vita dopo vita. Come ho detto prima, matrimonio. A volte può essere un dolore, ma bisogna accoglierlo se l'abbiamo scelto. Pensiamoci un po' prima, invece di promettere amore, amare i monti, pensiamoci prima, perché se ci si separa e c'è odio, bisogna tornare a stare insieme, con le medesime situazioni e in un'altra vita. Quindi conviene sempre fare un lavoro pulito, sempre. Quando poi due non possono più stare insieme, basta che non si odino, perché l'odio è il polo d'attrazione delle anime. L'odio è il polo d'attrazione karmico, quindi non ci deve essere. All'inizio non è facile, soprattutto quando la nostra fiducia viene tradita. A volte i gesti parlano più delle parole. Soprattutto quando non si accorge. E è necessario vivere l'esperienza da cornuti. Probabilmente sì. Forse per sapere cosa si prova quando a sua volta abbiamo procurato ad altri. A volte addirittura nella stessa vita si vivono le stesse cose che abbiamo fatto soffrire agli altri. Questi sono dolori immediati che servono ad accelerare il tempo. L'uomo di oggi non è disponibile ad accettare ciò che di negativo avviene nella sua vita, ma ciò che avviene conviene sempre. Lo capiremo un giorno. Anch'io, umanamente parlando, forse non avrei voluto essere figlio di una famiglia che poi ha divorziato. Faccio un esempio. Però, se ho vissuto questa esperienza, sicuramente avrà motivi. E già credere a questo è un affidarsi alla volontà dell'uomo, che corrisponde sempre alle nostre necessità. Ognuno di noi ha nella sua natura pene intime, sofferenze e dolori. E anche se le mascheriamo sul lavoro, a fare la spesa, a scuola, in famiglia, fra amici,
ci sentiamo sempre, a volte ci sono dei complessi di inferiorità che ci fanno soffrire. Poi troviamo il tempo anche di superare. Io quando ero ragazzino soffrivo molto di queste cose. Mi sentivo diverso da tutti perché quelli avevano delle cose e io non le avevo. In realtà, tutto sommato, non stavo male perché non avevo quelle cose, ma perché loro le avevano e io no. Cioè, capite come funziona? Alla fine non mi interessavano tanto quelle cose, mi interessava solo vivere quello che vivevano loro. Ma ora so che questo non è possibile. Ognuno vive ciò che deve vivere, per questo lo deve accettare. E chi accetta smette di soffrire. O meglio, trova il modo di accogliere e superare certe sofferenze. Perché sai, se tu sai che ti fa male il dito perché ci hai dato una martellata, soffri meno se una mattina ti svegli col mal di dito e non sai che ti ci ha dato la martellata, capite? Sai che l'hai fatto tu, quindi te lo tieni. Quanti dolori noi ci siamo creati e non abbiamo il coraggio di denunciarli perché sappiamo che appartengono a noi. Dobbiamo fare così anche per le cose che non conosciamo, perché è lo stesso meccanismo. Mi seguite? L'ho trovato sul biglietto attaccato ad una foglia, violando la legge, l'uomo crea le sue pene future. Qual è questa legge? La legge è ciò che rende un essere. Violare la legge significa essere disumani. Solo questo. Ciò che ci rende disumani ci porta a violare la legge. Quindi cosa vuol dire essere umani? Lo sapete? Quando si dice questo non è umano, ecco, quello non va utilizzato. È umano fare del male ai tuoi simili? No. È umano distruggere la natura? No. È umano maledire le persone? No. È umano pensare male delle persone? No. Questa è la legge. Non è seguire le regole, fare una meditazione e metterci a posto con Dio, andare a fare la comunione dopo aver confessato i peccati, essere a posto con Dio, recitare il Padre Nostro, il Rosario, eccetera. A Dio che mi interessa queste cose? A Dio interessa l'amore. Io quando vado di là, nell'altro mondo, le cose che mi vengono ricordate, ho addirittura incontrato esseri che hanno mostrato nei miei riguardi una grande riverenza. Ma non perché io sono un re, perché hanno visto in me quegli aspetti dell'amore di cui loro vivono. Di là serve solo questo. E voi incontrerete nel mondo spirituale esseri più evoluti di voi che si inchineranno al vostro amore e che non considereranno
mai le vostre negatività, perché non spetta a loro considerarle, ma a noi purificarle attraverso il dolore. Capite come funziona? Non ho mai, una volta ve l'ho raccontato, una volta ho visto Padre Pio e sai, quando incontri questi esseri nella luce, tu li incontri nella loro potenza realizzativa. E mi sentivo piccolo, piccolo, piccolo. Lui, questa figura imponente, vestita come era in terra, proprio per contatto diretto, seduto in un trono di luce, circondato da cherubini, questo ho visto, si è alzato dal trono, è venuto davanti a me e mi ha detto: così, lo so che sei un birichino. Ecco l'unico rimprovero che ho avuto nel mondo spirituale. E io sono stato e sono ancora in certi momenti molto negativo, come tutti, vivo le mie esperienze, mica sono santo, quindi so che questo birichino per me voleva dire tutto. E lui mette le mani così e dice: ma quante volte ti ho detto che mi devi chiamare? E mi sono, in qualche modo, sono resuscitato, perché ho detto: posso chiamarti nel momento del bisogno? Questo ho capito. Sì, anzi, a me già mette la mano dentro una tasca del sale che aveva tirato fuori un cellulare, e figurati se lui ha conosciuto il cellulare, e mi dice: questo è il mio numero, chiamami quando vuoi. Mi sono sentito di avere, e io ho detto: oh, se Padre Pio mi ha detto il suo numero di cellulare, vuol dire che io lo posso chiamare. E mi ricordavo pure i numeri, i primi tre, 08, me li sono ricordati, e so che è previsto di Benevento, da quelle parti, insomma. Questa mamma, che scemo, ho detto io, ma mica mi devo ricordare il numero. Cioè, io, l'esperienza è che io posso contare sul suo aiuto e nei momenti del bisogno io lo posso chiamare. Questo significa. E infatti, se mi venite a trovare, non dico fisicamente, ma in astrale, troverete sul mio comodino la sua immagine. E io tutte le sere non sono devoto alla Chiesa, ma a Padre Pio sì, perché mi ha fatto un'altra rivelazione. Sapete cosa mi ha detto? Che non è cattolico. E io sono rimasto lì per lì un po', però ho capito ora, nella dimensione in cui è, mica può essere cattolico. Questo è un vestimento che avevo quando ero tra di voi. Ho cercato, mi ha detto, di fare tanto per gli altri. E se un quarto della gente che ho confessato avesse messo in pratica i miei insegnamenti, parte dell'umanità sarebbe salva. Questo è. E non sono incontri casuali quelli che facciamo nei sogni o sul piano astrale. E c'è un'altra esperienza, così poi magari vi lascio alle domande. Io mi sto cercando di entrare delicatamente, senza disturbare, nel cuore
della gente, per sensibilizzarla al rispetto della vita degli animali. Lo sto facendo con molta attenzione perché non si deve ferire. Come ho detto prima, Buddha dice, per una persona veramente risvegliata, non ha fatica, non fa fatica a sopportare chi ancora dorme. Ed è molto importante questo, perché una persona risvegliata non può arrogarsi il diritto di giudicare le persone che ancora dormono, ma le persone che non sono risvegliate criticano coloro che credono che dormono, ma sono più loro che dormono di loro. Critico. Quindi io sto cercando di fare anche questo. E gli animali mi ringraziano. Non solo gli animali, anche gli angeli. Una sera mi sono addormentato e mi sono trovato in un mondo di luce. Però c'erano tutte le cose che ci sono sulla terra. Ero davanti, qualcuno l'ho già raccontato questo, un bancone alimentare, bello, pulito, luminoso, con dei vetri, dei cristalli, un acciaio, tutto pulito, perfetto. Io so che dietro di me, anche se non li vedevo, però quando siamo in astrale, noi vediamo a 360 gradi, abbiamo occhi tutti intorno, ma non occorre girarti per vedere quello che succede dietro, perché sai che tutto è e che tu tutto vedi. E avevo migliaia di persone dietro di me che vivevano la stessa esperienza che vivevo io, quindi ascoltavano persino i miei pensieri. A un certo punto mi guardo intorno, c'era tutta sta grazia di Dio, bresaola della Valtellina, salsicce lucane, salami milanesi, mallegato, prosciutti, sandaliere, spalle fiorentine, tutta sta grazia di Dio, tutti prodotti però animali. E io sono davanti a questo banco praticamente a fare la spesa. E in un angolo di questo bancone c'era un piatto di coccio con del riso lessato integrale, scondito, con delle guarnizioni di alcune striscioline di carote alla giudea, messe a mo' di guarnizioni. Io guardo tutta sta roba e a un certo punto mi sento che qualcuno mi dice: in cosa posso esserti utile? Cosa posso fare per te? Io alzo gli occhi e vedo, ho davanti a me un angelo. Un angelo. Lo riconosco immediatamente. Ha degli occhi con una luminescenza profonda e azzurri come il mare. Una luce che lo irradia da tutte le parti del corpo. Un vestimento di luce e un sorriso che proprio ti entra nel cuore. Lui si rivolge a me con il pensiero, perché nel mondo astrale noi non usiamo la vibrazione della parola, ma il pensiero che comanda. Io lo guardo e gli sciolgo e sono un po' impacciato, perché lì per lì posso pensare: ma che ci fa un angelo dietro a un bancone con tutti questi prodotti animali? E con questo bel bancone che mi chiede a me cosa voglio. Io guardo, sento su di me che ho una responsabilità e guardo questo piatto di riso integrale e gli dico: io voglio questo. L'angelo mi sorride e mi dice: no, questo non è per te. Si gira e comincia a prendere
da una parete di luce che si crea dietro il balcone, un sacco di doni. E io riconosco in questi doni tutte grazie celesti, tutte queste potenze divine che un essere può accogliere nella sua natura se fa delle scelte, se dà un buon esempio e comincia a dire: questi sono i tuoi doni, e comincia a riempire una scatola che non finiva più. E dentro di me penso: che meraviglia, sembra di essere a Natale, tutti questi doni, tutta questa meraviglia. Li tengo dentro nel mio corpo, mi sveglio e dico: ma che sogno, guarda, che sogno strano, che fatto, che strano, ma mi lascia una gioia incredibile. Però poi subito dopo mi viene l'intuito di capire che solo per chi vive le rinunce, che poi sono cose che non servono e che dà un buon esempio, può ricevere i doni del cielo. Ed era un angelo. Se io avessi chiesto un etto di prosciutto, me l'avrebbe dato. Ma io lo avrei fatto a mio rischio e pericolo, perché questa è stata per me una conferma per il lavoro che sto cercando di fare. Sensibilizzare il cuore della gente al rispetto della vita. E un angelo mi ha dato questa dimostrazione. Quindi non si condannano le persone che mangiano carne, perché io ho visto vegani disposti ad uccidere carnivori però rispetto agli animali. E questo non è un modo giusto e corretto, perché chi è illuminato dalla sapienza comprende, come dice Buddha, chi ancora non lo è, e fa di tutto per suonare la campanellina. Oh, sveglia, dilin, 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 che poi si arriva pure un campanone. E se non ti svegli di fronte al campanone, pazienza, ti amo lo stesso, anche se mangi la mortadella o il prosciutto crudo, capite? Però è importante l'esempio che diamo, perché la carne è piaciuta anche a me, perché io sono stato cresciuto con questa idea e addirittura anche forzato a dire: la carne ti fa diventare un umetto, ti fa crescere, però quando arrivi al momento in cui tu, e poi la botta finale l'ho avuta quando nel mondo astrale ho incontrato il mio cane, che mi ha fatto capire cosa c'era nel suo cuore per me. Io mi sono sentito veramente, veramente meschino a non aver considerato le necessità di coloro che mi hanno tanto amato. E purtroppo, devo dirvi che il primo passaggio che noi faremo quando moriremo sarà quello di andare a conoscere il vero contenuto del cuore di coloro che ci hanno amato e che ci hanno odiato. Questo è il primo lavoro che facciamo come entità fuori dal corpo. E sarà brutto vedere che non abbiamo riconosciuto che intorno a noi abbiamo avuto molte persone che ci hanno amato e che noi non abbiamo riconosciuto. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che vivremo appena lasceremo il corpo è l'amore che i nostri genitori hanno provato quando aspettavano la nostra nascita. E quella cosa la vivremo solo la morte, sempre se amore c'è stato. Perché ci sono persone che
quando diventano genitori comprendono l'amore dei loro genitori, ma ci sono persone che non saranno mai genitori, quindi questo amore non lo potranno mai comprendere. Oppure ci sono persone che in questa vita non potranno fare certe esperienze, però vi assicuro, la prima cosa che faremo sarà quella di incontrare l'amore che ci ha amato, l'odio che ci ha odiato e l'amore di nostra madre, perché è stato il primo respiro alla nostra nascita. E da lì comincerà l'analisi del film della vita. Ora sta per uscire un doppio DVD che io ho realizzato, dove spiegheremo tutte queste cose. Ed è, credo io, tutto quello che si può dire sulle esperienze di premorte e della vita dopo la vita. Spero a maggio, anzi, sicuramente, di portarlo. Concludo dicendovi che non esiste una punizione divina. E vi prego, e questo è il lavoro da portare a casa, per ogni dolore, anche il più tremendo, cerchiamo di togliere la responsabilità a Dio, perché Dio è solo amore. Tutto ciò che non lo è una nostra creazione, quindi una nostra necessità. Dobbiamo prepararci, e concludo, anche ad eventi prossimi. Io ho messo un'immagine, ho iniziato col dirvi attenti, perché il 2019 è l'inizio della vera trasformazione in termini fisici, planetari. Noi da ora in poi vivremo a cadenza molto ravvicinata, eventi molto particolari. Quindi dobbiamo prepararci anche a vivere dolori che abbiamo creato attraverso il nostro comportamento. Grazie.